Buongiorno, iniziamo la catechella così quelli che sono in giro si avvicineranno man mano. Iniziamo con, non è fuori programma, allora deve esserci stamane l'intervento, una relazione di una produttrice siciliana di cui però ci dirà Daniele Balicco, era proprio assolutamente convinta di venire, si è rotta una gamba, ha cercato con Alitalia, se la portava, ha fatto di tutto, ma alla fine non ce l'ha fatta. Allora abbiamo deciso di aprire questa ultima giornata con una sintesi del filmato, che sarebbe piuttosto lungo, che racconta un po' la loro esperienza. Però Daniele Balicco, che è un, non lo conoscete, dovreste conoscere, un bravissimo ricercatore, è stato anche molti anni fa nostro collaboratore interno, poi ha saputo fare fuori da Brescia e d'Italia cose interessanti e che imparerete in futuro a conoscere, se non lo conoscete. Ecco, lui Daniele conosce di persona, ecco, la Lanza Tasca, e quindi ci dirà qualcosa, magari, e poi parte, magari dici qualcosa. Il filmato, penso che sia pronto il filmato. Poi. Quasi, un attimo. Sì, io appunto dovevo essere qui presente Fabrizia Tasca Lanza, appunto si è rotto una gamba, quindi non può essere qui. E dico soltanto due parole sulla scuola di cucina, ma non è solo una scuola di cucina, è una scuola più di esperienza sensoriale siciliana che è Fabrizia Tasca Lanza, che si impiega da un po' di anni, una scuola internazionale che dura 10 settimane, da gennaio fino a marzo, e ogni anno appunto arrivano 20 studenti internazionali, per lo più americani, ma non solo, a passare 10 settimane in Sicilia, ogni settimana dedicata a un gusto, quindi all'esperienza dell'olio, all'esperienza del formaggio, della pasta, e sono viaggi all'interno della Sicilia per conoscere produttori siciliani che continuano a produrre appunto rispettando sia i parametri contemporanei del biologico o quant'altro, ma anche la tradizione siciliana più antica. E, appunto, oltre a questo tipo di attività, la tenuta di Fabrizia Tasca Lanza, Tasca d'Almerita, è una tenuta del 1800, di 550 ettari nella provincia di Palermo, nell'entroterra di Palermo, è un posto di una bellezza abbastanza sconvolgente. E, oltre a, appunto, a questa scuola di cucina, diciamo, e di esperienza della cultura gastronomica e sensoriale siciliana, Fabrizia Tasca Lanza sta lavorando da anni a una serie di progetti legati anche alla rappresentazione documentaristica della cultura siciliana legata al cibo e alla gastronomia. E quello che l'estratto che noi vedremo è pronto, si può mandare, è appunto l'estratto di questo ultimo lavoro che è stato fatto sul gusto, sull'amaro, sull'importanza del gusto amaro per la cultura siciliana. Pensato che dietro il cibo si nascondesse un sistema più complesso del semplice nutrirsi, un sistema fitto di simboli, umanità, incontri, sensualità e luoghi di cui i piatti della festa sono di volta in volta metafora e pretesto. Il filo conduttore è il cibo, rituale, consumato dentro e fuori, nel raccoglimento della devozione o nell'accalcarsi della festa.
Una Sicilia divisa tra una promessa di futuro e la certezza del miracolo. Paesaggi di mare e di terra, di vulcani e di spiagge, paesaggi di una bellezza antica e corrotta. Un'altalena di silenzio e rumore tra campagna e città, folla soprannaturale e pazienza artigiana. Primo di novembre è la data in cui i contadini iniziano a seminare il grano. Come il seme entra nel grembo della terra e si affida alle potenze sotterranee per riemergere con la pianta e il frutto, così i morti entrano in contatto con i vivi. La relazione con l'aldilà mima il ciclo vitale del seme, garantendo una continuità tra la vita e la morte e una sicura promessa di cibo. Che cosa consistono queste parole? Consiste nell'idea che alla fine di ogni ciclo annuale, quindi a novembre, novembre, dicembre, gennaio, alla fine di ogni ciclo annuale i morti ritornano. E ritornano, ecco la restituzione della vita, ritornano con le stesse virtù, con gli stessi amori, con gli stessi odi e con gli stessi bisogni. Il cibo, uno dei bisogni fondamentali dell'uomo è il cibo. Dunque i morti ritornano per mangiare. E allora la festa dei morti è sostanzialmente una cena organizzata per le anime dei morti. Questa cena che è preparata per i morti, questi dolci che sono preparati per i morti, in realtà poi si danno ai bambini. E perché? Perché un principio fondamentale della magia è che le cose che sono state in contatto restano in contatto anche se vengono separate. Dunque, facendo mangiare ai bambini il cibo dei morti, tu ricostituisci la continuità tra la vita e la morte. Ogni anno, il 1 novembre, per la festa dei morti, Maria Grammatico prepara dei piccoli capolavori di pasta di mandorle, la frutta di Martorana, ottenuti con un impasto semplice fatto di mandorle e zucchero. Sellina è stata una seconda bambina mia. Se ne metteva un pezzettino di pasta, io mi mettevo in ginocchio vicino a lei. Quella pasta, anziché era la sera, mi diventava nera. Perché sempre maneggiarla, facevo una cosa, poi la facevo di nuovo, poi la rifacevo. Sempre come un gioco, che poi avevo 11 anni io, perciò per me era come un gioco, però mi piaceva. I morti tornino a visitare i vivi la notte tra il 1° e il 2 novembre, portando in dono ai bambini un cannisciu, un cesto carico di giocattoli e di dolci, tra i quali la frutta di marzapane e di pupi di zucchero. Quando era a casa io mi ricordo che mia madre, il 31, diceva: bambini, andate a letto e dormite, perché se vengono i morti e vi trovano svegli, non vi portano niente, oppure vi mettono l'acquacina negli occhi. Perciò noi bambine tutte a dormire. La mattina si svegliavamo presto e andavamo a cercare tutto quello che c'era. La mia famiglia era povera, e non mi vergogno a dirla, cosa c'era? Martorana no, perché mia madre no, e mio padre non avevano la possibilità di comprarla.
giocattoli, mia madre ci metteva che so, la figurina, ci metteva qualche pera, quello che c'era a casa. Era l'eccezionale, che era una cosa che si andava a cercare, che l'hanno portata in morte. Un nonno, una nonna, che c'era morta, l'hanno portata in morte. Ancora oggi la pasticceria Schembri di Favara prepara i pupi secondo una tradizione secolare, versando lo zucchero cotto in uno stampo. Se non mi ricordo male, c'è una legge fisica, va bene, che dice ad ogni azione corrisponde a una reazione uguale. Lo stampo, che è molto freddo, cerca di buttarlo fuori, il liquido caldo, va bene? E lo butta fuori, però una parte del liquido, va bene, ha la forza di ingollarsi, diciamo. I pupi rappresentano le anime di morte. Infatti si chiamano pupi a cena, rappresentano le anime dei morti, capisci? E i bambini, mangiandole, in realtà incorporano i morti, ma incorporando i bambini i morti, le fanno rinascere. E qui arriviamo alla festa dei morti in Sicilia, che non a caso si chiama festa dei morti. Prima della festa le famiglie vanno a trovare i morti al cimitero, dove già una settimana prima le donne hanno lavato e decorato la tomba dei propri cari. Dopo la visita ai morti, il giorno della festa, suona la banda e a casa si preparano le fave a minestra. Fave, cipolla, pomodoro e verdure. Questo. Quando era pronto si tornava. Si prendeva il pane duro, diciamo, e si faceva fette e si metteva nei piatti, si metteva olio e basta, si mangiava. E le morte che si trovavano. Cercavamo sempre scarpe più grandi. Con le opere più grandi capigliamo 40-42 e ci mettere cose che portavano i morti. Non c'aveva morte poco, portavano poco. Allora, se ci metteva un granato, un cotogno, due mandarine e un arancio. Qua via soldi ci vendevano proprio del zucchero, una via soldi ci vendeva niente, solo questo. Era poche e bimbi che ci trovavano quasi canenti, si mettevano davanti alla porta e ci dice ci trovaste. Dice, vedi che mi fecero le chiare morti, un buco con gli occhi torti, a me me, a Totò, lo piglio di indongo. Questa è la storia. Come dicevo, è una piccola parte del filmato.